carica. Bene, adesso sei operativo, puoi fare. Gamba destra ha dolore, non ha perdite di sangue. Ho messo la fara qua, non farlo entrare. Voglio vedere dove metto il suo furgone. Una bella gioia. Facciamo che in alto c'è l'altro fara. Quello che abbiamo visto finora è esattamente coerente con lo scopo che avevamo dichiarato, cioè quello di creare delle sinergie fra organizzazioni diverse, quelle appartenenti al volontariato e quelle militari, in modo tale da consegnare una capacità più efficiente alla protezione civile. Questo, ripeto, credo che sia stato conseguito. Naturalmente tutto questo è stato fatto all'insegna di una parola chiave che era sostanzialmente quella dell'integrazione. Un'integrazione che è avvenuta qua, nella zona di Fossano, su questa area addestrativa del poligono di Salmur, ma è avvenuta anche in altri luoghi d'Italia. Abbiamo avuto del personale che ha lavorato nella zona dell'Aquila, del personale che sta ancora lavorando nella zona di Verona. È un insieme che conta quasi 800 persone, 5 elicotteri, 2 velivoli dell'aeronautica militare, 42 mezzi pesanti e tanta ma tantissima buona volontà e voglia di ben fare. Un'esperienza molto utile e importante di collaborazione degli alpini effettivi, di quelli che sono parti dell'ANA con tutto il sistema di protezione civile. Un'esercitazione importante da ripetere perché più si fa rete, più si fa sinergia, meglio si è efficaci, soprattutto nei momenti di necessità, quando il fattore tempo diventa fattore importante per dare delle risposte immediate alla nostra popolazione. Grazie agli alpini, grazie a questa esercitazione, continuiamo così.